Qual è la situazione a San Valentino alla luce delle prime analisi, dei primi campionamenti che l'Art Abruzzo ha portato a termine in queste ultime ore? L'Art Abruzzo è riuscita tempestivamente ad individuare quella che era una presenza che, così come sospettavamo, ha causato i malesseri nella popolazione. Quindi, grazie agli accertamenti analitici di questa agenzia regionale, è stato individuato un determinato tipo di batterio che noi abbiamo immediatamente comunicato a tutti i soggetti interessati da questa vicenda. Siamo in attesa anche di conoscere la decisione che assumerà il Comune e anche l'ASL con riferimento alle loro competenze specifiche. C'è un rischio salmonella? Allo stato, dalla prima tipologia di intervento analitico, direi di no, ma non può essere escluso quando la serie di analisi sarà completa dal punto di vista sia microbiologico che dal punto di vista chimico. Speriamo che il quantitativo di acqua interessata sia circoscritto e che soprattutto la portata, la quantità di questa acqua interessata sia limitata in maniera tale che dopo la prima utilizzazione non ce ne siano delle ulteriori. È necessario reiterare in un arco di tempo le analisi, perché soltanto dopo una serie di analisi che riscontrano l'assenza di quanto già rilevato è possibile ritornare alla normalità. Siamo in attesa che vengano effettuati e vengano ritenuti necessari altri campionamenti. Quindi vediamo la decisione dell'ASL, che si occupa di tutto ciò che attiene alla salute umana, e dopo noi faremo la nostra parte. Da quella che è la letteratura scientifica, da quelli che sono i risultati delle nostre analisi, possiamo ritenere che il fenomeno si limiti a qualche mal di pancia.